Il procuratore capo di Livorno, Squillace Greco, punta il dito sugli ecoreati dell'isola, ma la Fondazione Isola d'Elba preferisce parlare di un ingiustificato allarme criminalità. Cosa sarebbe successo se l'imperatore francese non avesse mai lasciato l'isola d'Elba? Il presidente dell'associazione Elbani nel Mondo riceve un'onorificenza in Australia e protesta contro il mancato riconoscimento della sua associazione in Italia. In scena a Portoferraio la commedia L'inquilino del piano di sopra con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del Corriere Elbano News. In apertura la nostra pagina è dedicata alle dichiarazioni del procuratore capo di Livorno, Squillace Greco, che punta il dito contro gli ecoreati sull'isola. Tuttavia, la Fondazione Isola d'Elba Onlus preferisce lanciare un immotivato allarme criminalità in seguito a un pestaggio a Marina di Campo, piuttosto che preoccuparsi dei crimini dei colletti bianchi. Inoltre, una nostra inchiesta esclusiva sugli abusi edilizi all'Elba, lo scempio ambientale della Villa della Baronessa, costruita a ridosso della caletta di Marciana Marina. Vediamo tutti i dettagli nel servizio del nostro direttore Massimiliano Cordeddu. Il procuratore capo del Tribunale di Livorno, Ettore Squillace Greco, ha lanciato lo scorso 28 gennaio, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, un allarme rosso sull'alto numero di abusi edilizi e di reati ambientali registrati in questi ultimi anni sullo scoglio. La Fondazione Isola d'Elba Onlus invece cosa fa? È preoccupata per un pestaggio avvenuto a Marina di Campo, dove un gruppo di 4 persone, quasi tutte straniere, ha aggredito un bulgaro di 30 anni. Un fenomeno che statisticamente non ha dei numeri di rilievo preoccupanti e, a parte le liste tra ubriachi nei bar e nelle discoteche, l'Elba può veramente definirsi un'isola felice. Gli abusi edilizi e gli ecoreati sono agevolati dai colletti bianchi e vengono definiti white collar crimes, termine coniato dal sociologo americano Edwin Sutherland, che definiva questo tipo di delitto come un crimine non caratterizzato da una violenza, ma commesso da un soggetto rispettabile, di elevata condizione sociale, in occasione della sua attività lavorativa. E anche noi abbiamo scovato un abuso edilizio a Marciana Marina. Siamo andati alla Villa della Baronessa, un edificio imponente costruito a ridosso della spiaggia della Caletta, dove riusciamo, nonostante i cancelli e i cartelli che ne vietavano l'accesso, a raggiungere la villa. Scendiamo giù fino alla piccola insenatura composta da una spiaggia di ghiaia bianca e lì ci rendiamo conto dello scempio compiuto dai proprietari. Una roccia è stata sventrata per realizzare un solarium, mentre un barbecue in mattoni e cemento si erge a pochi metri dal bagnasciuga. Filmiamo tutto e inviamo una segnalazione al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Dopo alcuni mesi ci rispondono confermandoci che quelle opere non erano autorizzate, dunque era stato elevato un verbale dalla forestale che aveva effettuato un sopralluogo. E cambiamo argomento. Si avvicina il 26 febbraio, anniversario della partenza di Napoleone dall'Elba. Cosa sarebbe successo se l'imperatore francese non avesse mai lasciato l'isola? Vi presentiamo tre ipotesi legate al panorama storico elaborate dal professor Luigi Mascilli Migliorini. Vediamo il servizio. Certo, con i se e con i ma non si fa la storia, ma noi, in occasione dell'anniversario della fuga di Napoleone dall'Elba, abbiamo ipotizzato cosa sarebbe successo se l'imperatore non fosse fuggito quel 26 febbraio del 1815. A tal proposito, abbiamo contattato il professor Luigi Mascilli Migliorini, al quale abbiamo chiesto di ipotizzare i possibili e diversi scenari storici derivanti dalla permanenza dell'imperatore francese sullo scoglio. Prima ipotesi, il Principato Elbano. Se Napoleone non avesse deciso di riconquistare il suo impero perduto, certamente avrebbe creato un principato indipendente con a capo lui e i suoi eredi maschi. E uno Stato, anche se piccolo, avrebbe avuto bisogno di un Parlamento, di un governo, di una banca centrale, di un esercito e di tutto l'apparato amministrativo necessario per il buon funzionamento del regno. E chissà, forse, alla stregua di Monte Carlo e San Marino, la nostra isola sarebbe diventata un paradiso fiscale, sede di banche e famosa per la bella vita di questi luoghi, che solitamente ospitano lussuosi casinò. E gli Elbani avrebbero campato benissimo, forse meglio che da italiani. Il sovrano attuale si chiamerebbe Napoleone VIII e con un matrimonio azzeccato e glamour come quello del principe Ranieri e Grace Kelly, i fotografi avrebbero fatto a gara per immortalare i membri della Casa Reale in scatti proibiti da vendere alle testate di gossip. La seconda ipotesi è la conquista dell'Italia da parte di Napoleone, mentre la terza vede l'Elba annessa alla Francia. Infatti, se l'isola fosse rimasta indipendente fino al 1860-61, sarebbe entrata nelle trattative di spartizione tra Cavour e Napoleone III, assieme a Nizza e alla Savoia.
Le cose però sono andate diversamente dagli scenari che vi abbiamo prospettato. Napoleone scelse il suo destino e lasciò l'Elba il 26 febbraio del 1815, facendo ritorno in Francia, dove riprese il potere per poi perderlo definitivamente nella battaglia di Waterloo. Fu esiliato nella lontana isola di Sant'Elena, dove 6 anni dopo, il 5 maggio 1821, morì a causa di un tumore allo stomaco. Il congresso di Vienna assegnò lo scoglio al Granducato di Toscana e con l'unificazione l'Elba diventò italiana. E voltiamo pagina. Gualberto Gennai, fondatore e presidente dell'Associazione Albani nel Mondo, da tempo residente a Melbourne, ha ricevuto un'onorificenza da parte del governo australiano. Tuttavia, Gennai protesta per il mancato riconoscimento della sua associazione da parte della Regione Toscana e di 5 sindaci albani. Vediamo il servizio. Il fondatore e presidente dell'Associazione Albani nel Mondo è Gualberto Gennai, un uomo combattivo e sanguigno che non dimostra affatto i suoi 90 anni. Ultimamente è salito agli onori delle cronache per aver ricevuto una onorificenza dal ministro australiano degli affari etnici per il suo impegno a favore della comunità degli immigrati albani. Gennai però ha molto altro da raccontare oltre al riconoscimento ricevuto. Lo abbiamo contattato e ci ha descritto nei dettagli quando fu costretto ad abbandonare lo scoglio nel lontano 1949. Gualberto ama profondamente l'Elba e nelle sue parole si percepisce la nostalgia, ma anche l'amarezza per essere stato più volte rifiutato dalla sua terra natia. Gennai, nel 1972, fece ritorno all'Elba per stabilirvisi definitivamente, ma come dice lui, fu un grosso sbaglio perché nel 1983 fu costretto nuovamente ad emigrare con la famiglia in Australia. Gualberto, dopo essersi ripreso dal fallito tentativo di rientrare definitivamente all'Elba, fonda nel 2000 a Melbourne l'associazione Capoliveresi Albani nel Mondo, in seguito trasformata in Associazione Albani nel Mondo. Nel 2006 cerca in tutti i modi di far riconoscere l'AEM dalla regione toscana, ma il Consiglio dei Toscani all'estero rifiuta la sua domanda in quanto esiste già in Australia il Toscana Club, che rappresenta gli emigrati provenienti dalla regione. E oltre alla regione matrigna, è deluso dall'indifferenza di 5 sindaci. Solo Ferrari e Barbetti, infatti, hanno raccolto l'appello di Gennai, mentre gli altri primi 5 cittadini lo hanno ignorato. Il relais delle Picchiaie si prepara alla riapertura. Tra i servizi offerti ci sarà anche un centro benessere a livello dei grandi hotel internazionali. Ne è certo Oscar Germone della Oscar Germone Consulting, che annuncia la ricerca di collaboratori albani per la spa. Tutti i dettagli nel servizio di Cesare Bifulco. Il 1 aprile, dopo i lavori di ristrutturazione, riaprirà l'hotel Le Picchiaie. La nuova gestione ha affidato la spa interna alla rinnovata struttura alla Oscar Germone Consulting. L'azienda leader nel settore wellness dal 2004 gestisce spa e centri benessere in alcuni dei maggiori resort in Italia e all'estero. All'Elba io collaboro, faccio questa premessa, collaboro da tempo con Club Viaggi, del gruppo UVET. Collaboro con Santo Stefano in Sardegna, Pantelleria in Sicilia e hanno deciso di aprire, di riaprire questo bellissimo resort, Le Picchiaie, direttamente quest'anno, appunto il 1 aprile. Perciò noi dal 1 aprile saremo presenti alle Picchiaie. L'Elba è inutile che lo dica, è una terra bellissima, un'isola stupenda e in più appunto abbiamo deciso di aprire ad aprile. Aprendoci al, scusate, gioco di parole, aprendoci appunto al mercato straniero. È anche vero che avendo un contratto con una struttura hotelliera non vado a fare concorrenza con me stesso in un'altra struttura, però è anche vero che la consulenza si può fare. Poi io non sono per lavora uno e non lavora nessun altro, anche perché se si creasse un polo dove ci sono più strutture che fanno wellness, alla fine tutti sono contenti, si crea una sorta di cooperazione. Dopo aver sottolineato che il mondo del benessere è sicuramente un modo efficace per destagionalizzare, Germone ha voluto fare un appello ai giovani albani. Per tutte le persone interessate, per tutti i ragazzi, per tutte le ragazze, per tutti i professionisti, estetiste con diploma, con qualifica, massaggiatori con qualifiche e diploma, con tanta voglia di divertirsi, con dei bei sorrisi, che conoscete le lingue, mandate un CV a info@oscargermone.com. Grazie. Cambiamo argomento. A Roma, alle Scuderie del Quirinale, una mostra che espone alcuni dei tesori trafugati da Napoleone in Italia. Tuttavia, dopo la sconfitta dell'imperatore francese, le opere furono restituite ai legittimi proprietari. Vediamo il servizio.
A Roma, presso le scuderie del Quirinale, è allestita la mostra Il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova, che espone alcuni dei capolavori dell'arte trafugati in Italia dal grande condottiero francese. L'obiettivo dell'imperatore era di portare le opere in Francia per il nascente Museo del Louvre. Dopo il congresso di Vienna e l'avvento della Restaurazione, le opere però furono restituite ai loro legittimi proprietari. A trattare per la restituzione fu lo scultore Antonio Canova. Tra le opere sono esposte alcune sue sculture come la Venere Italica, insieme a capolavori di Raffaello, Guido Reni, Tiziano e Tintoretto. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 12 marzo 2017. E voltiamo pagina. Continuano gli incontri culinari dell'Associazione Bruno Cucca dedicati alle tradizioni della cucina sarda. Questa volta vi presentiamo le ricette della pecora bollita e del pane frattau. Ce ne parla Cesare Bifulco. Pecora bollita e pane frattau sono state le ricette presentate al secondo appuntamento del corso di cucina sarda organizzato dall'Associazione Bruno Cucca di Portoferraio. A presentarci questi due piatti tipici della tradizione culinaria dell'Ogliastra è la neopresidente Cristina Cucca. Si parte con la pecora bollita perché attraverso il brodo di pecora bollita poi si prepara il pane frattau. Dare gli ingredienti e i quantitativi della pecora bollita è un po' difficile perché in genere si va a occhio. Comunque diciamo un chilo di pecora, praticamente meglio se è pecora pascolata, quindi presa da un pastore, pecora di razza sarda. Si taglia a piccoli pezzi la pecora, si prende una pentola capiente con dell'acqua potabile, si riempie abbondantemente la pentola, l'ideale sarebbe una pentola d'acciaio, si mette subito nell'acqua fredda la pecora a piccoli pezzi, si fa cuocere abbondantemente la pecora nell'acqua avendo cura di togliere la schiuma che si forma poco alla volta perché il brodo alla fine deve essere limpido e pulito, diciamo in questo modo. Poco prima che termini la cottura della pecora si aggiungono le patate, rigorosamente mettiamo per un chilo di pecora 4-5 patate con la buccia, vanno ben lavate per togliere la terra, ogni patata si divide a metà e si mettono le patate con la buccia, in ultimo si mettono carote, cipolle e sedano, per ultime proprio le cipolle, anche in questo caso le carote si possono semplicemente lavare senza spelare e il sedano ha una buona lavata e si mette anche intero, direttamente con i pezzi di sedano interi, le cipolle meno si puliscono, non vanno né aperte, addirittura c'è chi le mette anche con la pellicola esterna, la cuticola esterna. Tempo di cuocere, un pochino di sale e un pochino di concentrato di pomodoro o dei pomodorini dei ciliegini e la pecora è fatta. Dopo la pecora bollita vediamo la preparazione del pane frattau. Quindi sugo di pomodoro serve per il pane frattau, il pane carasau, pecorino praticamente sardo, semi stagionato o stagionato, un uovo, facciamo una monoporzione, ok? Quindi si prende un foglio di pane carasau, si immerge nel brodo di pecora, qualche secondo si tira su con un mestolo forato e si mette in una teglietta monoporzione nella quale abbiamo adagiato un po' di sugo di pomodoro e una buona grattata di pecorino, quindi pomodoro, pecorino, il foglio di pane carasau leggermente ammollato perché deve mantenere la giusta consistenza e poi si prosegue un'altra volta pomodoro, pecorino, pane carasau ammollato, si prosegue in questo modo in modo da avere almeno 4 strati di pane carasau, si termina praticamente con l'ultimo strato di pane carasau, pomodoro, pecorino e un uovo in camicia. La conclusione è sistemare sulla nostra monoporzione di pane frattau un uovo in camicia, un'altra grattata di pecorino e un pochino di pomodoro. Basta, il pane frattau è pronto. Per un'altra ricetta tipica della tradizione culinaria sarda bisognerà aspettare il prossimo appuntamento, dove i partecipanti apprenderanno i segreti per la preparazione del pane pistoccu. E veniamo allo sport. Tommaso Caccialupi, personal trainer di Capoliveri e atleta di Natural Bodybuilding, è stato a Napoli per spiegare in un seminario i corretti metodi di allenamento. Inoltre ci ha rivelato di voler creare una squadra di atleti all'Elba. Vediamo il servizio.
Due giorni di allenamento intenso, quelli che hanno visto coinvolti 25 giovani atleti a Napoli per un seminario organizzato dall'Accademia Italiana della Forza, sotto la supervisione di Amerigo Brunetti e del personal trainer di Capoliveri Tommaso Caccialupi. Dopo la mia gara che facemmo ad ottobre, il campionato italiano, il mio allenatore provò con me dei metodi di allenamento che hanno funzionato molto bene e si chiama metodologia dei punti di contatto. Cosa vuol dire? Che siamo stati anni a concentrarsi sul lavoro del singolo muscolo mentre si allenava, mentre poi è stato scoperto adesso che concentrarsi sui punti di contatto, quindi cercando di togliere fuori il lavoro del muscolo, si ottiene molti più risultati nel tempo e anche sul momento, si riesce a fare quindi più chili e il corpo riesce a muoversi in maniera più naturale. I seminari sono proprio strutturati su questo meccanismo di allenamento. Parallelamente a questi seminari, Amerigo Brunetti sta formando una squadra di atleti, tra cui ci sarà anche lo stesso Caccialupi. La forza sarà strutturata, la forza powerlifting e la forza bodybuilding. Saremo credo 3-4 della squadra a gareggiare nel bodybuilding. Ci sarò io, ci sarà Mattia Zanutto, ci sarà Antimo Cembalo, poi ci sarà Flavio Gelmini che andrà direttamente ai mondiali e poi Baba Carniang che sta entrando adesso nella squadra anche lui. Tommaso Caccialupi infine ci svela la sua idea di formare anche all'Elba una sua squadra di atleti. Per ora è solo un'idea che però verrà magari realizzata nel corso del tempo, perché ci sono dei ragazzi, in questo caso Guido e Giovanni, che vorranno gareggiare entrambi nel bodybuilding natural e sto cercando di attirare, comunque di portare su i ragazzi affinché inizino ad allenarsi con questa metodologia che utilizzo io, che è una metodologia che funziona. Cambiamo argomento. Al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni è andata in scena la commedia L'inquilina del piano di sopra con Gaia De Laurentiis e Ugo Di Chero. Vediamo il servizio. Grande successo di pubblico al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni per lo spettacolo L'inquilina del piano di sopra con Ugo Di Chero e Gaia De Laurentiis. E se per l'attrice romana questa è stata la prima volta all'Elba, il comico genovese aveva già calcato le scene di questo palcoscenico. Io ci sono già stato, addirittura ho registrato uno spettacolo in questo teatro che si chiamava C'era una volta un re ma morì, che poi è la favoletta più breve di Gnappo, ecco. Nello spettacolo Sophie, interpretata dalla De Laurentiis, giunta all'età di 40 anni, tenta il suicidio, ma viene fermata dall'amica Suzanne, che la convince a prendersi cura di un uomo. Il fortunato sarà il vicino di Sophie, Bertrand, interpretato da Ugo Di Chero. Una commedia brillante che, pur facendo ridere, fa riflettere sul problema della solitudine nell'era moderna. E non si ride solo sulle scene, ma anche dietro le quinte, come testimoniano gli aneddoti raccontati dai protagonisti. No, in questi casi ci si inventa sempre qualcosa quando si fa con questa domanda per non fare brutte figure. Ma mi ricordo Gaia, per esempio, una volta durante una scena è cascata da lì in quadra, vai sopra, vedi, perché la sua zona, il suo appartamento è cascata e ha preso con la tempia questa zona qua, ed è per questo che vi sta rispondendo in questo modo. Diciamocela tutta, per forza. È un miracolo che riesca ancora a parlare, ma la parte destra del cervello è completamente lesionata. No, aneddoti, dai, ce ne sono stati. Quante volte ci raccontiamo? Dai, Ugo! Ne ho appena raccontato uno, raccontano uno tu. Ma possiamo raccontarne uno di un altro spettacolo? No, non vale. Comunque, qualche giorno fa, siccome lancio dei vestiti dietro e mi cambio nel mio bagno, quello è il mio bagno, con la nostra assistente, con Carola, abbiamo fatto, siccome non c'era spazio dietro le quinte, io ho fatto la figa, ho detto, beh, ma che problema c'è? Lancio solo la gonna nera, così non facciamo casino dietro. Peccato che erano altri cambi che dovevo fare, tu la sai questa. E mi sono ritrovata dietro che mi mancava il vestito azzurro per la telefonata. E ci voleva una telecamera dietro le quinte, perché tu non ci crederai, ma io mi sono arrampicata da dietro, no, e poi ho infilato un braccio, ero da sola e sono riuscita a prendere il vestito azzurro e poi sono entrata vestita. Ora la tournée proseguirà prima in Toscana e poi in tutta Italia, senza dimenticare tappe fondamentali. Facciamo Pantelleria Innsbruck, è la trasferta più impegnativa, e però insomma è un mondo così, si gira, debutti, è un mondo di girovaghi, siamo attori, ecco. Ciao! Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che potete trovare tutti gli articoli e i video di questa edizione sul nostro sito www.corrierelbano.it. Grazie per l'attenzione e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.